Entro il prossimo anno accademico spariranno definitivamente sei sedi decentrate dei vari Atenei campani, 334 corsi di laurea, decine di dipartimenti. Le università della nostra regione saranno in rete, gli studenti avranno una tessera magnetica che permetterà loro di poter interagire con i servizi anche degli altri Atenei campani, non solo di quello in cui sono iscritti. L'accordo di programma, firmato ieri a Roma dal presidente della regione Stefano Caldoro e dal ministro Maria Stella Gelmini, secondo alcuni magnifici rettori delle nostre università, non è una vera e propria novità da annunciare in pompa magna, ma sicuramente è un passaggio importante per le nostre università. Ascoltiamo Massimo Marrelli, rettore dell'Università Federico II, e Lida Viganoni, rettrice dell'Università degli Studi di Napoli Orientale. Secondo me è un primo passo ed è importante. Io sono abituato a giudicare dai risultati. È certamente un segnale positivo. Credo che però debba poi a questo segnale positivo seguire un impegno concreto. L'impegno concreto è quello che noi ci aspettiamo sulle risorse finanziarie, sia da parte del governo e sia da parte della regione Campania. È chiaro che ci sono delle importanti novità. Quello che io trovo estremamente importante è che ci sia stata questa volontà, che da tanto tempo era, diciamo, sotterranea, ma non espressa, di tutti i rettori della Campania per migliorare i servizi e la qualità dell'offerta didattica nei riguardi degli studenti. Quanto annunciato ieri dalla Gelmini è certamente un passo avanti molto significativo in vista di un migliore utilizzo delle risorse, che sono sempre meno, di una razionalizzazione dell'offerta didattica a livello regionale, nonché di una migliore offerta per gli studenti dei servizi, alcuni dei quali possono entrare in rete a sistema tra le università campane e consentire una erogazione migliore dei servizi, ma anche un risparmio per tutti. Ma non tutto è così nuovo, non tutto nasce dall'accordo di programma firmato ieri. Si tagliano dove ci sono degli sprechi, quindi dei corsi inutili. Sì, beh, i corsi che gli studenti non avevano scelto, quindi lasciatemelo dire, erano corsi che forse erano stati fatti più negli interessi scientifici, sto dicendo io, di noi docenti che non negli interessi dei ragazzi. Non li abbiamo, sono stati tagliati l'anno scorso questi qua già, perché proprio in previsione di questo stiamo lavorando da un po' di tempo su questa cosa. Noi come Orientale abbiamo già dall'anno accademico 2009-2010 operato in questa direzione, anche in considerazione del fatto che i requisiti minimi imposti dal Ministero nel decreto ministeriale 270 non ci consentono di tenere un'offerta formativa troppo ampia. Quello firmato ieri resta un bel primo esempio di federalismo virtuoso. Questo è il parere del presidente della regione Caldoro e dell'assessore competente Trombetti. 100...